si intitola dunque Notte a Ravensbrück e ci trasporta immediatamente nell'episodio centrale che ha segnato in modo indelebile la vita di Rosa Cantoni, la prigionia nel campo di concentramento, da cui riesce a tornare e la cui esperienza la rinsalderà ulteriormente nella sua fede democratica e antifascista. Rosa Cantoni, la partigiana Giulia, sempre in prima linea. Per tutta la sua vita è stata una testimone indimenticabile, instancabile anche nelle scuole, per mantenere viva la memoria della resistenza e della lotta di liberazione e per indirizzare i giovani a farsi promotori di pace e di giustizia. 97.323. È questo il numero di matricola che da gennaio 1945, cioè dall'arrivo a Ravensbrück, accompagnerà Rosa Cantoni lungo tutti i suoi giorni a venire. Questo non è solo un numero sul braccio, ma è un'azione concreta nel processo di spersonalizzazione dell'individuo, attuato dal delirante piano nazista di purificazione razziale. 97.323 sono le donne che in quella data sono passate a Ravensbrück, il più grande campo di concentramento femminile in terra tedesca. Tra queste donne c'è anche la giovanissima Liliana Segre, che però Rosina non incontrerà. Ma non sono solo ebree, le detenute sono anche zingare, dissidenti politiche, comuniste come Rosina, donne incinte, colpevoli di avere in grembo figli concepiti con uomini ebrei, dunque untermenschen, cioè subumani. Tante le nazionalità, tante donne, in particolare polacche, ma anche ucraine, slave e anche tedesche. La spersonalizzazione, cioè l'annientamento della dignità di persona, segue un piano scientemente efferato e Rosina lo vive sulla sua pelle. Già sul treno che la trasporta da Udine a Ravensbrück, insieme a tante altre donne, stipate in piedi per 3 giorni, nel vagone del bestiame, senza cibo, senza servizi igienici e con il gelo che di notte le costringe a battere i piedi per evitare il congelamento. A Ravensbrück, all'imposizione del numero di matricola segue la svestizione. Rosina e le altre sono obbligate a spogliarsi dei propri abiti e a rivestirsi con indumenti vecchi presi alla rinfusa da un mucchio di stracci, senza badare alla taglia. Rosina racconterà poi, con la sua dolce pacatezza, di considerarsi fortunata, di essere stata minuta perché con vesti troppo grandi per lei ha potuto ripararsi meglio dal freddo. La vita nel campo di concentramento è ben più dura. Freddo, atrocità, fame, malattie, pidocchi, è morte ovunque. E di fronte alle compagne morte, Rosina si trova impotente a chiedersi come posso aiutarle. Lei, che in fabbrica era stata in prima linea a lottare per il riconoscimento dei diritti delle donne lavoratrici, lei che le esortava a partecipare al movimento di liberazione, alla costruzione di una società nuova, improntata al rispetto della persona, alla pace, alla democrazia. Cosa può fare Rosina a Ravensbrück? Solo resistere. Non lasciarsi sopraffare dall'orrore che la circonda, mantenere la mente lucida, la bussola dritta, decidere di non morire là. E per proteggere la sua integrità può solo astrarsi, cercare conforto nella bellezza della notte, tornare con il pensiero alla madre, al mondo degli affetti più cari, un mondo invocato attraverso la lingua del cuore, il plurale, la lingua madre. Come la poesia Notte a Ravensbrück, in questa raccolta anche le altre liriche, molte delle quali sono inedite, sono scritte in plurale.
E stasera insieme a noi è presente il professor Enrico Peterlunger, direttore del CIRF, il Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e della Cultura Friulana dell'Università degli Studi di Udine, cui do il benvenuto e che ringrazio per essere qui con noi. Professor Peterlunger, ricollegandoci al tema della lingua madre, le chiedo quanto la lingua madre è un aspetto importante della storia di ognuno di noi, cioè quanto fa emergere quel bagaglio invisibile che sono le nostre radici culturali, che ognuno porta con sé.